sono baciati, ma deve arrivare. Mi dispiace dare inizio senza Sanguinetti, ma comunque ha avuto un grosso ritardo determinato da questioni di maltempo su Genova, comunque è già arrivato, io credo che addirittura fosse già qui. Devo anche scusare, iniziando, il sindaco della città di Palermo che stamattina era impegnato in Parlamento e era su un aereo, l'aereo ha avuto un problema in volo, è dovuto rientrare su Roma e dovrebbe essere, non sono riuscito a sapere se era ancora su Roma o se era riuscito a ripartire con l'aereo. Sono comunque particolarmente in movimento da stamattina alle 9, digiuno un po' sbalordito dalla situazione. Speravo anche di arrivare magari con qualche pagina scritta, invece non ho che una scaletta e voglio stare nei 20 minuti prescritti. Vorrei toccare tre punti al possibile brevemente e quindi saranno indicazioni per definizione insufficienti, lacunose, ma insomma è per avviare il discorso. La parola sperimentalismo è una parola che è utile cercare di definire e concretare storicamente, perché può sopportare infiniti significati, poiché stiamo bene o male ricordando quello che è accaduto 40 anni fa, cerchiamo di riportarla a quello che era il significato che allora possedeva, essenzialmente. Io, da questo punto di vista, credo che sia giusto restituirne il peso, con tutti i vantaggi e gli svantaggi, a chi aveva in qualche modo innalzato, con molte ambiguità sia pure, questa nozione, ed era stato Pasolini. Naturalmente non era né il primo né il solo a impiegare questo termine, ma cercò di dargli una connotazione contraddittoria, come era del resto nelle sue modalità, ma a suo modo interessante anche per questo. Allora, in questa coloritura, in questa prospettiva, direi che per sperimentalismo negli anni 50 si poteva intendere, naturalmente negli anni 50 inoltrati, quando Pasolini cerca di elaborare su officina essenzialmente le sue posizioni, si poteva intendere un tentativo di fuoriuscita dal novecentismo e per eccellenza dall'ermetismo, ma risalendo a modi pre-novecenteschi, cioè con un salto all'indietro. Queste erano dichiarazioni esplicite di Pasolini, anche se portate con molta controversia. Voglio ricordare che il primo numero di Officina, siamo al maggio del 55, esce col saggio inaugurale di Pasolini, derivante dalla sua tesi di laurea, dedicato a Pascoli. Pascoli è un punto di riferimento essenziale e è il primo a sopportare tutte le ambivalenze costitutive di Pasolini. Plurilinguismo è categoria di derivazione ovviamente continiana nell'uso d'epoca e segnatamente pasoliniano, identificato con sperimentalismo,
che ha coloritura antitradizionalistica per certi riguardi, ma che viene subito limitata in quanto rivoluziona soltanto in un orizzonte linguistico o verbale, credo che siano le parole esatte di Pasolini, in funzione della vita intima e poetica dell'io. C'è dunque un riconoscimento di ordine innovativo sul terreno della sperimentazione linguistica, con molte riserve su quella che invece è la limitazione della posizione pastoriana come riproduzione di uno statuto poetico legato alla tradizione italiana. Ma da queste ambivalenze non si uscirà quando, numero 5 di Officina, siamo nel febbraio del 1956, si elabora la dottrina, in qualche modo diagnostica, di neosperimentalismo. Voglio ricordare brevemente che Pasolini indica tre direzioni: un neosperimentalismo che definisce espressionistico, caratterizzato da elementi psicologici e patologici. In questa categoria sarebbero da collocare, cito qualche nome che è ancora oggi significativo, altri ne fa naturalmente, ma sono in qualche modo scomparsi in grandissima parte: Pagliarani, Ferretti, Leonetti. Accanto a questo neosperimentalismo espressionistico ce n'è uno che è definito ermetico novecentesco, sarebbe rappresentato da Erba, Zanzotto, Relli, Guglielmi e Giuliani. E finalmente, terza categoria, un neosperimentalismo impegnato, rappresentato da Scotellaro, da Guerra, da Vivaldi. Come si vede questa categoria di sperimentalismo, o come lui dice neosperimentalismo, cerca di abbracciare tutta la complessità della situazione d'allora, il che la destituisce anche di una vera portata qualificante, sia pure cercando di sistemarla in queste direzioni. La cosa è talmente, diciamo pure pasticciata, francamente, che dovrà Pasolini stesso successivamente spiegare che con questo non intendeva proporre un programma di poetica, ma fare una semplice descrizione presa d'atto di quello che era il paesaggio allora operante. Giugno 57, numero doppio 9-10, esce La libertà stilistica, accompagnata dalla piccola antologia neosperimentale. A questo punto l'idea pasoliniana si concentra sopra una posizione chiaramente soggettiva: l'unico vero e proprio sperimentare puro sarebbe quello che incarna Pasolini, il resto, per autodefinizione e autopromozione, il resto è invece un impuro neosperimentalismo che si conferma dunque come qualcosa da tenere a bada, salvo a purificarlo con le operazioni soggettive. Sono costretto a ricordare, ma non mi dispiace mica, che nell'Officina 11 esce una polemica in prosa, siamo nel novembre del 57, in cui si, credo si definisca quella che l'opposizione che da quel momento mi sembra assolutamente netta fra sperimentalismo e avanguardia. Se per sperimentalismo si intende quello che intendeva Pasolini, l'avanguardia appare rigorosamente inconciliabile con qualsiasi posizione di ordine sperimentale. Naturalmente alle parole possiamo assegnare i significati che vogliamo, io cerco di usarle nel significato e nell'accezione che avevano allora e di fronte a cui non mi pare ci sia molto da correggere, sempre che vogliamo capirci. Officina avrà una breve vita ulteriore, la nuova serie si risolve in due numeri, la triade di partenza di Leonetti, Pasolini e Roversi nella nuova serie si integra con il gruppo Fortini, Romanò,
Scalia che diventano cogestori e responsabili di questo. E mi pare formino, presi così nel loro insieme, una posizione abbastanza compatta. Non è stupefacente che da un contrasto di quel genere, come quello fra le posizioni del salto indietro rispetto al Novecento e il richiamo a modi della tradizione da riesplorare sperimentalmente, quando questo dibattito e quando questa dialettica si esaurisce, cioè grosso modo nel corso degli ulteriori anni 50 e poi nel grosso modo degli anni 60 fino al 68, per fare una data celebre e in qualche modo fatale, che cosa sorge poi? Sorge quel ritorno all'ordine che comporta in grande stile un neorfismo, parole innamorate, per sul terreno della narrativa l'impulso al ritorno alla narrazione, alla trama, al personaggio, un restauro metrico diventato essenziale, privo di ogni idea di straniamento, la fine deliberata di ogni possibilità di scandalo e di provocazione. Insomma, viviamo per la seconda volta, con gli adattamenti del caso, quel ritorno all'ordine che dopo i primi due decenni innovativi del secolo trascorso si era già verificata, naturalmente tutto in proporzione. Che questo fosse il frutto di una posizione come quella dello sperimentalismo pasoliniano, cioè il rifiuto del novecentismo attraverso passi indietro e richiami alla tradizione, mi pare compatto e conseguente. Secondo punto che voglio toccare è un punto al quale ho accennato già al convegno bolognese. C'è stato, come saprete, a Bologna un convegno che ha messo in gioco, con ripensamento dei quattro decenni, la posizione del gruppo, i suoi risultati, e anche lì erano presenti, e non in piccola quantità, giovani e scrittori e critici. Allora, io avevo toccato in quel momento un punto che vorrei ripercorrere adesso molto rapidamente, anche se, come allora, parlando per appunti, non sono sicuro di ricomprendere esattamente il terreno che allora avevo posto, ma insomma faccio il possibile per autocitarmi correttamente. Avevo fatto una sorta di paradossale elogio degli avversari del gruppo, di nemici dell'avanguardia, cercando, al di là delle loro posizioni che consideravo e considero mistificanti, quel tanto di nocciolo di verità per cui, una volta rovesciate le loro buone intenzioni o perfide intenzioni, qualcosa di sostanziale si dice. La prima accusa era, cito le più rilevanti e le più consistenti, quelle replicate senza fine e che si replicano ancora ai giorni nostri. Noi eravamo l'espressione dell'industria culturale, una resa di fronte a una letteratura che aveva ambizioni di difesa dell'individuo, espressione della soggettività, altezze liriche, mille sublimità di quest'ordine. Eravamo supini, prostrati di fronte all'industria culturale e ora questa accusa c'era una verità e in qualche modo l'ha dita, sia pure in maniera perversa. Semplicemente eravamo consapevoli che esisteva l'industria culturale e non facevamo finta che, ritirandoci in qualche isola beata dello spirito o empiricamente concretabile in spazi accademici o simili, si potesse esorcizzare. Ecco, e salvare in qualche modo l'anima e la purezza dell'effusione lirica. Ma essere consapevoli dell'industria culturale, che era cosa del resto, come si dice, vecchia come il cucco, nel momento in cui ne prendevamo coscienza, la nostra meraviglia, in ogni caso la mia, era che
se ne tenesse così poco conto, almeno nei verbi aperti, perché sul terreno concreto non c'è bisogno delle lettere di Malerba per manifestare quanto essa fosse controllata e coltivata da quello che allora candidamente noi chiamavamo l'establishment. Ma ci eravamo accorti, e volevamo dirlo, volevamo saperlo e denunciarlo, che era nata una nuova tecnologia connessa alla cultura di massa, che esistevano tanto per dire cose di cui il buon galateo delle lettere dell'epoca poco ammetteva: il fumetto, la televisione, il fotoromanzo, che era scoppiata l'atomica, cosa di cui pareva che nessuno si fosse accorto per quelli che erano i riflessi ideologici, culturali, politici e anche letterari, dunque in ultima istanza, e che ci fosse una rivoluzione tecnologica vertiginosa che aveva preso le mosse, l'ennesima rivoluzione tecnologica, ma quella che ci conduce fino al cuore dei nostri giorni. Allora, da parte nostra, occorre dire che non c'era nessuna idea di asservimento o di apologia, anzi un'idea assolutamente di denuncia, di presa di coscienza, e certamente non eravamo né candidi né sciocchi quanto speravano coloro che non ci amavano. Faccio notare, per esempio, che 15 è stata forse la prima rivista letteraria che non era più letteraria, che il gruppo gestiva affrontando tutti i problemi non solo culturali, ma politici, ideologici, sociali, che l'Orizzonte offriva allora, e che si vendeva, scandaloso, per le riviste d'Italia del tempo, per le squisitezze della biblioteca, nelle edicole, e funzionava proprio come strumento di comunicazione di massa in una società di massa molto evidente. Costituivamo non un movimento con un certo decalogo da seguire, con proposte, eravamo un gruppo, e anche questa era una novità, perché il percorso del primo Novecento era stato un percorso essenzialmente di movimenti. Qui non entro sulla questione delle personalità singole, semmai se ne discuterà più oltre, ma certo, quando esistevano dei gruppi, questi gruppi erano un movimento. Noi invece ci riunivamo semplicemente commossi, nel senso etimologico della parola, da una situazione che sbalorditivamente sembrava porsimi soli a percepire e a riflettere nell'ambiente dei pulitissimi letterati dell'epoca. Avevamo considerato, o subito o poco dopo, che le posizioni di Benjamin, la teoria, per dire la cosa più banale, della riproducibilità tecnica, o su un altro versante, del montaggio, dovevano essere le nozioni dalle quali partire per cercare di capire non quello che stava accadendo, ma quello che era già accaduto da molto tempo e su cui noi ci affacciavamo per ragioni di età allora. Insomma, ci eravamo accorti che esisteva quello che poi si sarebbe chiamato, cioè allora si cominciava a chiamare il neocapitalismo, che non era più il capitalismo classico, era davvero la fase estrema di un capitalismo internazionalizzato, e a questo poteva corrispondere un'idea di neoavanguardia che prendesse le proprie responsabilità di contestazione di fronte al costume non soltanto letterario, intellettuale o ideologico, ma politico e sociale dell'epoca. Naturalmente, ognuno a suo modo, perché, come dicevo, eravamo piuttosto dei rivoltosi, desiderosi di discutere fra di noi e noi soltanto, noi che ci eravamo accorti di queste cose, liberandoci radicalmente da ogni serio rapporto, al più si potevano lanciare motti ed epigrammi, con la gestione di potere della letteratura dell'epoca. E quando dico letteratura, considerate sempre che c'è tutta la serie che va fino all'economia. Tra l'altro, sembrava che non esistesse una guerra fredda, non solo la realtà atomica, c'era una guerra in corso, ma di questo non si parlava minimamente, o se ne parlava naturalmente in sede molto separata, ma i letterati erano occupati in tutt'altre cose. Non si parlava allora di neocolonialismo. Non ci si accorgeva che la decolonizzazione era una strategia formidabile del nuovo capitalismo per
rendersi più efficace e più capace di sfruttamento attraverso le presunte autonomie del terzo mondo, e che insomma era in corso un'operazione di neoimperialismo quale quella che, chi non l'avesse capito quasi mezzo secolo fa, forse oggi comincia a capirlo. Ma non pare dai risultati concreti della politica né italiana né europea né mondiale che se ne traggano le conseguenze. Eravamo consapevoli, ognuno a suo modo e con le proprie motivazioni, con reazioni soggettive, che esisteva la globalizzazione, senza aspettare che arrivasse il tardissimo Novecento per rendersi conto di questa nozione. Anzi, siccome avevamo avuto il torto, qualcuno almeno, di leggere il manifesto di Marx, sapevamo che il problema dell'economia mondiale era il problema che attraversava tutta la storia dello sviluppo borghese, dunque era anche questo vecchio come il cucco, ma naturalmente non se ne parlava. Faceva piacere notare che Marx nel manifesto segnalasse, imparandolo da Goethe, che esisteva una Weltliteratur, una letteratura mondiale in rapporto a un'economia mondiale, e questo Marx lo scriveva nel 1848, dunque non era l'ultimo grido della moda, ma qualcosa che avrebbe dovuto essere appresa, non dico ai licei o all'università, ma alla scuola media se non alla scuola elementare. Ma nelle scuole elementari si insegnavano altre cose, del resto non insegnandole nemmeno all'università che cosa si poteva pretendere. Non solo, ma ci si rendeva conto che la proletarizzazione in corso avrebbe toccato fino alla liquidazione del movimento operaio, che era un'incarnazione molto provvisoria della storia del proletariato, e qualcuno di noi era abbastanza filologo per capire che Marx parlava di Arbeiter, di lavoratori, e non parlava di operai, e che tutti gli errori politici che la sinistra, la migliore come la peggiore, era destinata a compiere, nascevano dall'equivoco che proprio nei momenti in cui il tipo di industrializzazione di fabbriche della presenza operaia entrava in crisi e cominciava a essere emarginato, proprio in quel momento invece puntavano, a prezzo magari di farsi terroristi poco tempo dopo, sopra i grandi trionfi e il destino della classe operaia. Che non voleva affatto dire, come oggi si va dicendo da tutte le cattedre, che con questo finiva l'epoca del proletariato. Anzi, cominciava la proletarizzazione mondiale sistematica sulla faccia della terra col compimento, ma era solo il compimento di una storia lunghissima, della globalizzazione. Una seconda accusa era che noi producevamo teoria e non testi. Questo perché era così poco teorica la posizione dei letterati dell'epoca che si accorgevano con sbalordimento che si poteva discutere di psicanalisi, di sociologia, di linguistica, di strutturalismo, di semiotica, e chi più ne ha più ne metta, e che non era male da parte di letterati occuparsi di queste questioni. Allora faceva un grande effetto che anziché discutere della natura della poesia, della posizione del soggetto, della qualità lirica dei testi, si cercasse di usare un armamentario un poco più complesso e un poco più importante che le questioni della mera, pura, santa, sacra letteratura. Certo, c'era una carica teorica nuova che faceva impressione, ma i testi si capisce che i loro occhi non arrivavano, perché aspettavano i poverini che noi dessimo quei testi che loro speravano che anche noi avremmo prodotto, seguendo il malesempio della generazione che ci aveva preceduto, di cui coetanei anche naturalmente che erano altrettanto sordi a queste cose. Se si aspettavano della lirica vera avevano sbagliato indirizzo, se aspettavano il bel romanzo potevano attendere, come hanno atteso presso poco, salvo naturalmente alcune fughe di transfuga che prima o poi si profilava per la vita. Quello che volevamo era un'antipoesia, era ai loro occhi e ai nostri, un antiromanzo, un antiteatro, e facevamo il possibile per realizzarlo. Nulla di stupefacente, perché questo fenomeno, che passava per una specie di tumore nazionale informe, trovava in Europa e nel mondo corrispondenze agevolissime, anzi poteva esserci rimproverato da qualcuno che arrivavamo un po' tardi, ma non era colpa nostra se in fondo non eravamo malati 50 anni prima.
Comunque i nostri coetanei erano quelli come Godard, erano i musicisti che uscivano dalla scuola di Darmstadt, erano quelli delle Col de Regaro, del Nouveau Roman. C'era persino chi riusciva già ad accorgersi che lo spostamento del mercato dell'arte e dell'egemonia culturale sarebbe passato, stava passando da Parigi, che concludeva il proprio ciclo, finiva la Parigi capitale del XIX secolo e di parte del XX secolo, e che le quotazioni artistiche, oltre che l'egemonia culturale, sarebbero passate agli Stati Uniti, oltre che naturalmente all'impero mondiale. Ma la pop art, o se volete la pop music, si potevano già capire benissimo allora e tenerne conto per comprendere bene o male quello che stava accadendo. La terza accusa fondamentale, mi limita a tre, l'elenco sarebbe più lungo, ma il tempo vola, era di fare delle cose che erano già state fatte. Che non si capiva perché si dovesse tornare a masticare quella minestra già vomitata abbastanza all'inizio del Novecento. Era stato detto 100.000 volte che l'avanguardia era morta, esattamente come 100.000 volte si fanno morire tante di quelle cose che però sono durissime a morire. Per esempio il marxismo. Il materialismo storico è stato dichiarato e mandato in soffitta non so quante volte, non parliamo di adesso, insomma. Chi osa più dire sono un materialista storico? Nemmeno la gente più chiaramente contestatrice di sinistra. Ma in soffitta è stato mandato il darwinismo. In soffitta è stato mandato il freudismo, perché c'è una nuova psicanalisi infinitamente più matura, quella per cui il paziente si chiama cliente, dato che è quello che paga. Basterebbe ascoltare quello che si dice per riuscire a capire come è fatto il mondo. Ma il mondo, a quel che pare, era fatto allora. Sono cose appunto di un secolo passato, da gente sorda, come le aspidi sorde. Insomma, eravamo consapevoli che la modernità non era finita. Non era finita salvo per coloro che avevano perso completamente il bandolo della questione. Eravamo convinti che le pulsioni di tipo anarchico che avevano mosso tutta la grande cultura novecentesca, per non parlare già di quella ottocentesca, tutta la cultura che conta, tutta la cultura che era capace di porsi in posizione critica, non solo non erano morte, ma erano da portare all'ordine del giorno. Insomma, non eravamo pronti. Eravamo del tutto impreparati ad accettare l'idea che si sarebbe parlato ben presto di postmoderno, parola che ha un unico significato comprensibile ed è sul terreno dell'architettura dove è nato e che ha una ragione d'essere molto specifica. Fuori di quello è un puro fantasma verbale che si può agitare per far paura, ma come diceva giustamente Tolstoi, quello vuole farci paura, ma noi non abbiamo paura. Passo al terzo e ultimo punto. Molte volte ci si domanda che cosa resta dell'esperienza del gruppo e quali effetti ha prodotto. Allora, anziché fare l'elogio funebre del gruppo, vorrei ricordare che ha fatto deragliare tutto l'establishment dell'epoca. Montale non avrebbe mai scritto Satura e altre robe venute dopo, se non si fosse accorto per opera del gruppo, non perché il gruppo fosse così potente da mettere in crisi un uomo pronto a superare ben altre cose come Montale col suo cinismo, ma perché avevamo semplicemente rotto la diga tenuta costantemente per anni, per decenni, intorno a quello che avveniva nel mondo. Prima le cose erano semplici perché c'era il fascismo al potere, la censura funzionava bene, ma non c'era bisogno di andare a Chiasso. Non c'era bisogno nemmeno di uscire dalla porta di casa, ma bastava stare a sentire cosa si diceva nel mondo, ma nel mondo proprio vicini. Ecco. Allora, Satura non sarebbe mai nata. L'inseguimento penoso del vecchio Montale, ma con qualche risultato, non era mica uno storto, come sappiamo, è l'indice dell'angoscia di ritardo, perché non si poteva più nascondere il cadavere. Zanzotto deraglia immediatamente,
scrive cose che non avrebbe mai scritto, nemmeno se fosse stato pagato, per l'angoscia di rimanere in ritardo e far vedere che era brillante all'ordine del giorno, e non è fatto il caso peggiore. Ma Deragli e Pasolini, quando mai avrebbe scritto una poesia in forma di rosa se non per inseguire i modi che ormai la cultura europea non rendeva più contenibili dalle povere Alpi? E Moravia avrebbe mai, dopo le fasi esistenziali, come diceva lui, e le neorealistiche, come si diceva tanto a quell'epoca, altra parola non molto ricca di significato, sarebbe mai passato a tentativi di scrittura sperimentale, correndo dietro a modi extranarrativi rispetto a quelli praticati fino a quel momento? E Calvino? Calvino si sarebbe mai deciso a scrivere le cosmicomiche a partire dal 65, Ticon Zero, le città invisibili e tutte queste cose? Sarebbe rimasto tranquillamente a scrivere, se non le scritture cosiddette fiabesco-resistenziali delle origini, ma il fiabesco puro, comunque d'eleganza, che lo contraddistingue. Insomma, i giudizi poi sono, ognuno se li faccia come vuole, sono la cosa che meno mi importa. Qualcuno può dire che lì comincia finalmente Calvino a imparare a scrivere, qualcuno che lì è finito perché ha perso la vita, che sarebbe rappresentata dall'immortale espetismo che Pasolini ha incarnato tra Ragazzi di vita violenta, Trilogia della vita e avanti, più ne ha più ne metta, come succede a tutti coloro che sono angosciati dalla morte. Non parlo di persone che hanno ritrovato il coraggio, come Palatreschi, che pubblica gli ultimi romanzi e ritorna alla poesia. Qualcuno lo deride per questo, ma io credo che sia uno dei piaceri che noi abbiamo provato, vedendo che un uomo che si era prostrato di fronte al peggiore, Le Frale Materassi sono un capolavoro, al paragone delle cose che verranno dopo, che sono orrende, ma le cose, finalmente si sente un povero vecchio che ricomincia a respirare e dice: c'è qualcuno che potrà starmi ad ascoltare senza che debba scrivere Roma, i Fratelli Cuccoli o altre cose di questo genere. Bene, questo è per dire che dopo il Fatidico 68, quando il gruppo si scioglie e non, il ritorno all'ordine ritorna, e ritorna naturalmente su quelle basi sociali che ho sommariamente descritto e di cui oggi stiamo sperimentando le verifiche, come dicevo, a livello planetario. Tutto quello che è seguito come rivolta della piccola borghesia del 68, gli orrori del 68, non l'utopia nobile, ma i deliri del 68, le code dell'operaismo delirante di coloro che non avevano capito un accidente di quello che sta la cosa, e che oggi ancora predicano dalle loro cattedre in Italia e fuori d'Italia. Tutto questo merita di essere ripensato, non per commemorare quello che accadde 40 anni fa, perché da questo punto di vista i giochi sono finiti, ma per renderci conto di che cosa ci sta aspettando, anzi di cosa ci sta già accadendo addosso.